Benvenuti in questa nuova puntata di Milano Non Profit, in questo luogo virtuale molto reale in cui parliamo ogni settimana di non profit e ne parliamo sempre in modo concreto, in questa puntata in modo particolare perché? Perché come ben sappiamo noi parliamo sempre di non profit, ma in realtà sappiamo che stiamo parlando di un vero e proprio settore economico del nostro paese, tanto che il non profit in realtà dovremmo chiamarlo terzo settore. Che cosa significa questo per le organizzazioni non profit, che quindi andremo a chiamare enti del terzo settore? Lo andiamo a scoprire questa sera sempre con la nostra cara Giulia Barbieri di Non Profit Factory e con l'ospite, un ospite che ci auguriamo di avere con noi anche altre volte per metterlo insomma a nostro e a vostro servizio, perché lui è un esperto proprio di terzo settore, di fiscalità e di riforma. Si chiama Massimo Piscetta, è un commercialista e dirige studio progetto non profit, che insomma già dal nome delinea una scelta professionale ben precisa. Quindi un saluto e un grazie ai nostri ospiti. Ciao Elena, buonasera. Ciao, grazie. E direi Massimo, insomma, che ti chiedo subito perché hai deciso di prestare la tua professione, una professione un po' oscura per molti di noi, me per prima, sembra molto complicata, a volte quasi ostile, no? Perché ci sono appunto formule, parole complicate, invece conoscendoti abbiamo capito che non c'è nulla di ostile, ma che fare il commercialista è veramente mettersi a servizio, e tu hai voluto metterti a servizio doppiamente, proprio perché hai scelto di dedicare gran parte del tuo lavoro al terzo settore. Sì, è così. In realtà tutto nasce nel periodo in cui ero uno studente delle scuole superiori, e all'epoca nel luogo dove abitavo una piccola associazione di volontariato aveva necessità, come del resto anche oggi, di avere sempre nuovi volontari. Quindi andavano nelle scuole, cercavano dei ragazzi, delle ragazze, e io divenni uno dei volontari del piccolo ente che oggi esiste ancora e di cui oggi sono casualmente presidente. Quindi il percorso con loro è stato veramente lungo, in qualche modo anche proficuo. Ho imparato moltissimo dalla fondatrice storica, che oggi è ancora viva, ma insomma ha un'età non più da ragazzina, anche se ha un'energia obiettivamente inarrivabile da moltissimi. Quindi lì nasce la mia affinità e vicinanza con questo mondo molto particolare. Poi nel corso degli anni, anche della vita mia professionale, ho colto, come dire, la possibilità, l'opportunità di avvicinarmi a questi enti. Alcuni sono piccolissimi, microscopici, altri sono di medie dimensioni, alcuni sono grandi enti, avvicinandomi anche proprio dal punto di vista professionale, e quindi fornendo quei servizi che spesso è difficile ottenere in maniera sistematica, ecco. Quindi questa è un po' la storia. Il settore è composito, vario, come ti dicevo, è composto da un grande insieme di enti, molte centinaia di migliaia in Italia, circa 400.000. L'Istat fa una review periodica, ormai in maniera continua, operano in molti contesti. Quindi dall'ambito ideale sociale che abbiamo in mente quando parliamo di no profit, al settore sociosanitario, a quello di tutela dell'ambiente, della fauna, della flora. Lo sport, che oggi anche oggi è molto sotto la luce dei riflettori, perché anche loro... Dopo ne parleremo. Bene. E quindi ci sono in questo grande mondo tanti enti, la gran parte sono piccoli o microscopici. Una componente minoritaria di circa il 15% è fatta di enti invece un po' più grandi, e tra questi grandi ce ne sono anche di molto molto grandi, che chiaramente rappresentano una fetta molto sottile di questo mondo. Ognuno ha le sue particolari problematiche. Tutti sono accomunati da essere interessati dal punto di vista fiscale, in alcuni casi previdenziale, dalle criticità di rapporto con la pubblica amministrazione, da sostanzialmente un comune denominatore. Paradossalmente è un mondo in cui, soprattutto per gli enti più piccoli, tutto diventa più difficile, obiettivamente. È molto più semplice per un commercialista fare una consulenza a una piccola impresa rispetto a che farla ad un
piccolo ente del terzo settore o ente no profit. Io uso questi termini in maniera equivalente. Oggi stiamo imparando, e anzi useremo sempre più il termine, la locuzione ente del terzo settore, perché definisce questo mondo e particolari enti che vedremo si iscriveranno o si sono già iscritti in questo registro unico nazionale che esiste e ormai è in funzione e connota l'essere un ente che ha alcune caratteristiche e che può godere di alcuni vantaggi. Quindi andiamo proprio a scoprire che cosa significa per chi vuole entrare a far parte del terzo settore, chi lo è già magari anche da tanto tempo ma non è tra virgolette in regola, a capire che cosa significa questo, con l'aiuto di Giulia, che appunto proprio grazie al fatto di essere una professionista del dono, una professionista del fundraising, vive tutti i giorni anche questa parte di fiscalità per gli enti del terzo settore per i quali lavora. E quindi lascio a te la parola, Giulia, per le prime domande da fare al nostro esperto fiscale. Grazie Elena e benvenuto Massimo. Sì, sicuramente è un tema che viene percepito in maniera ostica dalle organizzazioni non profit, quindi abbiamo per qui proprio la sfida di cercare di poi renderlo chiaro e anche accessibile, perché poi spesso tutto quello che viene, che è norma, spesso è complesso da capire, non tutti hanno gli strumenti, quindi cerchiamo di fornirli. E quindi ecco, mi interessava appunto approfondire questo aspetto, no? Partiamo dalla riforma del terzo settore, di cui ormai si parla da un po' di anni, e a che punto siamo, e poi la seconda parte, si sente parlare almeno nel non profit di questo famigerato RUNS, quindi che cosa significa essere iscritti a questo che poi è un registro, quindi quali implicazioni ci sono per impegni, opportunità per le organizzazioni non profit che si trovano di fronte a una scelta che hanno fatto o devono fare, giusto? Sì, una scelta importante, anche che in alcuni casi è densa un po' di incertezze. Io percepisco in molti incontri che ho fatto, che svolgo quotidianamente, un timore molto forte che è riferito in particolare all'aspetto fiscale, ma non solo. Allora, facciamo un panorama di riferimento fatto di pochi punti, ma per avere i confini del territorio in cui ci stiamo muovendo. L'ultima grande riforma in Italia nel settore del terzo settore, nel settore non profit, fu fatta nel 97, quando vennero di fatto inventate le onlus, che ci hanno accompagnato per ormai più quasi 25 anni, 26 anni. Quella fu una riforma importante, epocale all'epoca, ma praticamente solo esclusivamente fiscale. Questa riforma, che parte nel 2016, quindi non è un infante, ha ormai 7 anni, nel 2023, è una riforma enormemente più grande, una riforma che tocca l'aspetto fiscale, ma l'aspetto civile, l'aspetto dei rapporti con la pubblica amministrazione, contiene delle norme di tipo giuslavoristico che impattano sui rapporti di lavoro con i quali gli enti del terzo settore ottengono i propri risultati, regola il volontariato in maniera sistematica, e quindi ha opera in un contesto molto più ampio in termini di riforma. È una riforma importante, veramente importante. È stata molto criticata, ci sono degli aspetti che potrebbero probabilmente essere migliorati, ma noi la guardiamo per quello che è oggi, una riforma sistematica, grande, importante, con la quale dobbiamo imparare a convivere. Le regole sono quasi tutte fissate. Come avviene spesso quando vengono fatte norme che agiscono in un territorio con l'obiettivo di modificarne il tessuto, sono richieste dei decreti attuativi che regolano aspetti di microsistema. La riforma del terzo settore prevedeva numerosissimi decreti e provvedimenti, una grande parte
ci sono già, alcuni devono ancora essere emanati, ci sono ancora sfumature e dettagli che devono essere definiti, ma la riforma è chiarissima dal punto di vista del suo sistema e quindi possiamo ragionare in maniera chiara. Manca, se vogliamo, ancora la voce di un interlocutore importante che è l'Agenzia delle Entrate, che si farà sentire con i suoi documenti tipicamente in forma di circolare quando il sistema sarà pronto a partire in via definitiva. E qui cerco di rispondere al termine quando finalmente tutto sarà definito e si partirà. Qua siamo, diciamo, legati e collegati a un'autorizzazione che la Commissione europea dovrà dare allo Stato italiano, riferendosi ad alcune norme che sono specificamente di tipo fiscale, che impattano su il trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Nel trattato si dice che gli Stati devono creare le condizioni affinché ci sia massima libertà economica, di operatività, non si possono sostanzialmente dare vantaggi a dei soggetti limitandone la portata. Alcune norme sono volte a agevolare alcuni enti nell'ambito della loro fiscalità, facendoli pagare meno imposte sostanzialmente. Allora, per quelle norme in alcuni casi serve il beneplacito dell'Unione Europea. Quando quel beneplacito sarà arrivato, la operatività sarà piena dal primo gennaio dell'anno successivo. Si dice, io lo continuo a dire ormai da circa 5 anni, dal primo gennaio dell'anno prossimo tutto sarà operativo. Quindi, ma ogni anno sono sconfessato, perché poi non si arriva mai. Quindi in questo momento si dice tutto partirà dal primo gennaio del 2024, o meglio tutta la riforma in senso completo sarà operativa da lì. Non si sa però, allo stato attuale in realtà si sa che lo Stato italiano non ha ancora richiesto l'autorizzazione alla Commissione europea, quindi non è improbabile che ci sia uno slittamento di un ulteriore anno. Vedremo. Nel frattempo però il RUNZ, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, questo nome acronimo, più cacofonico non si poteva trovare, il RUNZ. Sì. C'è anche RAS adesso, no? Perché il Registro delle associazioni sportive dilettantistiche l'hanno declinato con un acronimo che prende solamente alcune lettere, RAS, che ha un po' quella funzione del RUNZ, mm-hmm, benché in un contesto parzialmente diverso, perché lì siamo nel contesto nel mondo dello sport. Il RUNZ, nome un po' brutto, però che ormai sentiamo spesso, è il registro che con l'iscrizione al quale un ente si connota a livello costitutivo come ente del terzo settore, cioè può dire io sono un ente del terzo settore. Che cosa vuol dire nella pratica? Dal punto di vista sostanziale, tra un ente che è iscritto e uno che non è iscritto al RUNZ, ma che ha nel suo DNA diciamo, il principio dell'assenza di scopo di lucro, cioè è mosso un ente di varia forma giuridica, un'associazione, un comitato, una fondazione, poi ci sono anche le cooperative nel nostro mondo, ma ragioniamo in quelle che sono le entità regolate dal codice civile, associazioni, comitati e fondazioni. Allora, questi enti sono enti che nascono e vivono sulla base di un impulso ideale indotto e, diciamo, geneticamente attivato da qualcuno, degli associati, dei fondatori, dei promotori, dei soggetti che hanno avuto un'idea di operare in un certo contesto senza lo scopo di lucro. Non avere scopo di lucro significa, in senso molto generale, non voler distribuire a terzi fuori dall'ente, eterodestinare, si dice, usando un termine un po' tecnico, però non aggiunge nulla alla sostanza, gli utili. Quindi gli enti vivono, producono degli utili, perché nessun ente può continuare la propria esistenza senza generare un risultato positivo nell'ambito della propria attività, ma quell'utile, quell'avanzo di gestione deve essere destinato all'ente stesso, al raggiungimento delle finalità, deve essere reinvestito continuamente. Questo è l'assenza di scopo di lucro di tipo soggettiva. Quindi un ente iscritto al RUNZ o un ente non iscritto, che però nasce e svolge la propria attività senza scopo di lucro,
non ha, diciamo, due enti di questo tipo sono uguali sostanzialmente. Succede però che lo Stato, in questo caso lo Stato italiano, vuole agevolare alcuni enti che si assoggettano a una normativa specifica, normativa che implica dei controlli evidentemente, e la normativa contenuta in questo grande sistema di riforma prevede che se io mi iscrivo al Registro Unico Nazionale ottengo dei vantaggi. Vantaggi tipicamente, quelli immediatamente percepibili, sono i vantaggi fiscali, ma ancora prima forse, meno evidenti ma più sostanziali, sono i vantaggi reputazionali. Lo Stato dice: io ti agevolo, ma voglio che tu ti fai controllare. Se diventi un ente di questo tipo, aumenta la tua reputazione esterna, perché il soggetto, i terzi, percepiscono che tu hai e continui ad essere controllato con continuità da un ente, insomma, statale, il Registro Unico Nazionale sostanzialmente, che garantisce il buon andamento della tua attività e il fatto che tu veramente persegui le finalità che ti sei dato come obiettivo fondante principale. Quindi, entrando a far parte del RUNS, tu ti fai riconoscere dallo Stato come una realtà che davvero opera nel tessuto sociale, quindi che fa parte di un settore economico e che quindi ha, come dire, ha davvero voce in capitolo anche in quello che è il rapporto con la pubblica amministrazione, giusto? Direi proprio di sì. Poi è ovvio che come siamo, diciamo, poi vale la sostanza delle cose, come sempre avviene, ci possono essere nel mondo del no profit, come nel mondo dell'impresa, nella società civile, coloro che si comportano male, quindi gli abusi, e gli abusi magari non vengono colti, non vengono colti dai controllori, ma questo non modifica il giudizio che viene dato alla circostanza di avere di fronte un sistema che mira a incentivare coloro che operano in un certo contesto operativo no profit, volto a perseguire e ad esercitare, ad esempio, attività nell'ambito dello socioassistenziale, sanitario, tutela della flora, della fauna, della beneficenza e così via, e a fronte degli incentivi che vengono offerti, diciamo, la garanzia che ci sia qualcuno che controlla che l'operatività sia correttamente perseguita e svolta. Poi, insomma, la società è grande, gli enti sono tanti, le persone sono diverse fra loro, ci sono le brave persone e le cattive persone, come sempre avviene. Ovviamente. E senti, quindi andando ancora un pochino più a fondo rispetto all'iscrizione al RUNS, a questo riconoscimento, no, che le organizzazioni non profit possono scegliere di fare, ecco, che cosa bisogna fare e quali sono le tempistiche per farlo se non lo si è già fatto, perché sappiamo che già molte organizzazioni hanno fatto questa scelta e tutto ciò che ne consegue, no? Anche dal punto di vista burocratico. Quali sono gli step concretamente, certo, da fare? Anche in questo caso vale la pena fare una sorta di riassunto dello scenario di riferimento che abbiamo di fronte. Ci sono degli enti che molti non hanno scelta, cioè si trovano nella necessità di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si tratta delle organizzazioni di volontariato, che erano regolate da una legge precedente del 1991, delle associazioni di promozione sociale, anche se che regolate da una vecchia legge, oggi praticamente abrogata, che per necessità, per loro evoluzione normale, anzi la norma ha previsto che in questi due casi l'iscrizione al registro avvenisse in maniera sostanzialmente automatica, per trasmigrazione, si diceva usando questa terminologia un po' atipica. Quindi alcuni enti sono fondamentalmente obbligati, salva la possibilità di svestirsi della loro qualifica, con però degli effetti negativi dal punto di vista operativo molto importanti, che arrivano alla devoluzione del patrimonio. Per enti piccoli questo potrebbe non essere un problema, per enti grandi invece è una tematica molto rilevante. Ci sono poi le ONLU, quindi ODV e APS
che erano già iscritte nei registri precedenti tenuti a livello regionale, poi con diramazioni provinciali, però a livello normativo era la regione l'interlocutore di riferimento, sono già tutti transitati nel registro unico nazionale. In alcuni casi la istruttoria non è ancora finita, molti enti sono ancora in una fase in cui devono depositare documenti che gli sono stati richiesti, però diciamo per questi due contesti l'operatività è segnata, erano APS e ODV, diventano APS ed ODV iscritti nel registro unico nazionale. Poi ci sono le ONLUS, tantissime in Italia, che svolgono attività tra le più varie. In realtà le ONLUS possono svolgere delle attività molto classificate, codificate, 12 in termini macro. Anche loro non hanno obblighi stretti, ma fondamentalmente, salvo casistiche veramente marginali, si trovano nella necessità di diventare ETS e di iscriversi. Quando dovranno farlo? Quando l'Unione Europea avrà dato il suo parere positivo e conseguentemente per un tecnicismo normativo si avrà il pieno funzionamento della normativa e contestualmente verrà abrogata la normativa delle ONLUS. Quindi i decreti che sono stati approvati stabiliscono che le ONLUS si iscriveranno nel registro entro il 31 di marzo dell'anno nel quale l'operatività... Il famoso anno che tutti stiamo aspettando. Che stiamo aspettando. Diciamo il 31 di marzo 2024. Allora, nel frattempo la ONLUS però deve cominciare a ragionare sulle sue necessità, quindi deve cominciare a valutare le modifiche del proprio statuto. Anche in questo caso molte l'hanno già fatto, molte lo faranno, lo stanno valutando, molte l'hanno fatto e negli ultimi mesi si sono iscritte. Si tratta però di alcune tipologie di ONLUS, quelle che non svolgono attività che implicano, lo dico in maniera un po' a tecnica, che non implicano l'attivazione della partita IVA. Le ONLUS di beneficenza possono oggi dismettere il vestito della ONLUS e iscriversi nel registro unico nazionale. Le ONLUS invece che svolgono attività complesse, connotate da una struttura di tipo aziendale per quanto con finalità sociali, le case di riposo, le fondazioni che gestiscono le RSA in Lombardia, sono molte, circa i 2/3 del mercato delle RSA è composto da enti non profit, quelle non possono iscriversi subito, devono aspettare che la norma entri in vigore e lo faranno quindi entro il 31 marzo dell'anno che aspettiamo, insomma, ardentemente. Dell'anno che verrà, sì. Ci sono poi una serie di enti, tipicamente molto piccoli o microscopici, che non sono ODV, non sono APS e non sono neanche ONLUS. Le associazioni culturali, ad esempio, tantissime, in giro, in ogni angolo, come le lavanderie di Jefferson, io ricordo questa cosa, c'è un'associazione culturale. Allora, loro qui non hanno nessun obbligo di diventare enti iscritti a RUNZ, ma se rimangono fuori dal registro unico non avranno sicuramente la reputabilità di essere degli enti del terzo settore connotati come tali, perdono una serie di agevolazioni fiscali molto importanti e utilizzate a livello trasversale e quindi anche loro devono valutare e probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi si troveranno a valutare di iscriversi nel registro unico. È ovvio che qua poi dipende dalla dimensione, se abbiamo di fronte veramente un ente microscopico che non muove praticamente nulla, la valutazione andrà fatta anche considerando i costi-benefici che l'iscriversi implica con i pochi magari oneri che ci sono, ad esempio quelli connessi agli adempimenti strumentali, la redazione del bilancio in un certo modo, il deposito del bilancio e così via. Quindi valutazioni che si possono fare con tranquillità, ma devono essere affrontate e implicano un minimo di ragionamento, insomma, senza nessun tipo di ansia. Ecco, l'ansia, diciamo, tirarsela via, cioè non serve avere l'ansia. No panica. Ansia free. No panica. Questo mi sento di dire che è un messaggio che dobbiamo far passare, perché non serve. Senti, ci accennavi prima dello sport, di un registro
specifico, ecco, che cambiamenti stanno avvenendo, che anche questo comunque è una parte del non profit. Di questo argomento si parla molto in questi mesi, perché dopo la grande riforma del terzo settore che partì nel 2016, alcuni anni dopo, partì anche una riforma del settore sportivo, dilettantistico e anche professionistico per alcuni ambiti. Qui siamo nel 2021, quindi in epoca molto più recente. La riforma dello sport anch'essa ha implicato l'emanazione di vari decreti che si riferiscono in particolare, ma non solo, allo sport dilettantistico. E se ne parla come di una riforma epocale, ma siamo in un contesto dimensionale di riforma frazionale, potremmo dire, rispetto a quello del terzo settore. Qui cambiano delle regole, ma pochissime se andiamo a pesarle veramente. In particolare i cambiamenti ci sono però in materia di rapporto di lavoro. Il settore sportivo è un settore in cui normalmente il lavoro è caratterizzato sia degli atleti, ma in particolare dei preparatori atletici, gli allenatori, i formatori, i giudici di gara, gli arbitri e così via, da un contesto di occasionalità, diciamo così. Cioè, sono non frequenti o comunque meno frequenti del normale le attività di lavoro in questo settore che implicano la possibilità di lavorare le classiche 8 ore al giorno, no? E quindi di darsi un lavoro in senso pieno. E allora diciamo, strutturare le regole per gestire quei rapporti di lavoro, che regole che sono pensate normalmente per i lavori classici, ha subito nel corso degli anni una serie di arresti, tanto che da un tempo piuttosto lungo nel settore sportivo dilettantistico si utilizzano i cosiddetti incarichi sportivi, che godono di una agevolazione fiscale, praticamente solo fiscale, e di una sostanziale decontribuzione, cioè non si pagano i contributi, ma questo implica anche che non si versano delle componenti economiche per una futura, magari futuristica, si potrebbe dire, pensione. E quindi si va avanti da anni con un corpo normativo di regolazione dei contratti di lavoro nel mondo dello sport dilettantistico non adeguato, assolutamente inadeguato. Allora il legislatore lì sì, ha fatto delle modifiche importanti, e le modifiche sono pensate entrare in vigore al 1° di luglio 2023, cioè fra... Oh, benissimo, abbiamo una data. Qui c'è la data. Qui c'è una data. Poi si dice, no, ma ci sarà una proroga. In realtà sembra che la proroga non ci sarà. Stranamente, l'Italia è un mondo fatto di proroghe. Il mio lavoro è un lavoro in cui le proroghe le aspettiamo tutti i giorni, per qualunque argomento e norma. Qui però sembra che la proroga non ci sarà. C'è una modifica normativa in corso che probabilmente verrà portata trasfusa in un decreto la cui bozza esiste e che dovrebbe essere approvato in via definitiva e portato in gazzetta ufficiale prima di fine mese, che regola però in via transitoria alcuni aspetti, rendendo possibile il rispetto della data del primo, cioè evitando che al 1° luglio uno non possa ovviamente rispettare le norme perché non ha gli elementi chiari per farlo. Però appunto sembra che questa cosa entrerà in vigore al 1° luglio, le novità più importanti, con questo scivolo verso il mese di settembre per imparare a utilizzare le regole, sarà effettivamente un cambio a cui gli enti sportivi dilettantistici, e qui, anche qui ce ne sono tantissimi, associazioni piccole, medie e grandi, dovranno imparare ad abituarsi. Un cambiamento però sempre da affrontare senza ansia, perché insomma se il fisco prima di questa puntata ci spaventava, io spero che con questa insomma chiacchierata con Massimo Piscetta, che insomma tornerà sicuramente a darci dei consigli, ma che potete comunque seguire perché è molto attivo sui canali social e appunto con il linguaggio che abbiamo sentito anche oggi in forma molto diretta dà delle risposte concrete e anche semplici da capire. Per questo noi desideriamo che questa puntata, che potete trovare anche su Spotify, quindi la potete sia guardare che ascoltare, sia un po' una sorta di puntata tascabile, una specie di piccolo tutorial almeno
iniziale, con due criteri: il fisco non ci deve più spaventare e liberi dall'ansia, giusto? Quindi, assolutamente. Che la soluzione c'è. Assolutamente. In questo paese di proroghe la soluzione però c'è. Sempre. Bisogna essere molto sereni. Cioè. Molto sereni. Quindi io vi ringrazio per averci seguito fino a qui. Condividete questa puntata ai colleghi degli enti del terzo settore che possono essere interessati. Quindi ringrazio come sempre Giulia Barbieri. Grazie a te, grazie a voi. Massimo Piscetta, grazie mille. Grazie, alla prossima.